Il 2023 inizia con rincari, situazione economica sempre più difficile. Voi vi siete battuti in aula per ottenere risposte. Ce ne sono state? Purtroppo no, il governo più populista della storia, che prometteva battaglia contro qualsiasi aumento che avesse gravato sulle tasche dei cittadini, in realtà ha confezionato una manovra finanziaria in perfetto stile Prima Repubblica, facendo cassa sull'aumento delle sigarette, l'aumento dei pedaggi stradali, l'aumento del carburante. Meloni e Salvini dovrebbero fare ammenda e correggere quel punto della finanziaria. Togliere il taglio delle accise fatto dal governo Draghi è stato un grave errore e oggi quell'errore lo pagano gli italiani. Un altro tema scottante è l'inflazione alle stelle. È una tassa per i poveri, in realtà. Beh, certamente l'inflazione mangia i salari, riduce il potere d'acquisto delle famiglie e anche qui spiace dirlo, ma la manovra è stata un'occasione persa. Proprio perché la coperta è corta, bisognava avere il coraggio di scelte forti, di posizionare le risorse su pochi punti, in particolare sul taglio del costo del lavoro. Un taglio deciso del cuneo fiscale, come chiedeva Azione Carlo Calenda, sarebbe stato un modo per aiutare e per difendere le famiglie contro l'inflazione. Anche questa è una scelta mancata. La CGIL in questo senso ha chiesto un taglio di 5 punti sul cuneo. È fantascienza o è attuabile? No, è una proposta corretta che è condivisa non solo dalla CGIL ma anche dalla Confindustria e da tutte le associazioni di categoria. Per farla occorre innanzitutto il coraggio di una manovra che purtroppo è stata scritta male e occorre una maggioranza che sia capace di individuare le priorità. Per noi il taglio del costo del lavoro, soprattutto per i più giovani, è una priorità assoluta. La prima tematica che Italia Viva Azione affronterà nel 2023? Beh, l'emergenza sanità. Il governo si ostina a non voler utilizzare le risorse del MES, forse mette in discussione anche la ratifica di quel trattato, ma senza quelle risorse mancano finanziamenti adeguati per garantire il diritto alla salute. È chiaro che le risorse del PNRR non bastano, ci confrontiamo con una carenza strutturale di infermieri, di medici, di personale sociosanitario. Per aumentare gli stipendi di chi lavora in trincea e al tempo stesso per garantire il diritto alla salute è indispensabile utilizzare le risorse del MES. Per noi questa sarà la battaglia più importante del 2023, dalla quale partiremo innanzitutto con la volontà di combattere le liste d'attesa. La pandemia ci consegna malati oncologici che hanno aspettato anche troppo tempo per poter accedere a delle cure e a dei servizi. Occorre superare il problema delle liste d'attese. Per fare questo occorrono investimenti nella sanità. Il governo ha stanziato 2 miliardi di euro, ma queste risorse non bastano perché a malapena colmano l'aumento del costo dell'energia. Per garantire la salute servono almeno 6 miliardi e senza le risorse del MES il governo ci deve dire dove intende trovare questi soldi. In tema di sanità, la proposta di Calderoli di autonomia incide molto. La nostra posizione è che per attuare l'articolo 116 della Costituzione bisogna garantire in tutto il Paese, indipendentemente dal luogo di residenza dei cittadini, uguali diritti di cittadinanza e quindi finanziare i livelli essenziali di prestazione. È quello che abbiamo chiesto all'interno della manovra, dove avevamo presentato per esempio la richiesta di finanziare un LEP, cioè un livello essenziale di prestazione per il diritto allo studio. Tutto questo non è stato fatto, quindi ad oggi siamo a caro amico, l'autonomia così rischia di non vedere mai la luce. Io sono favorevole all'autonomia perché ritengo che sia un modo importante per efficientare la macchina dello Stato, per valorizzare le eccellenze dei singoli territori, ma ad oggi il governo deve dire una parola di chiarezza sul finanziamento dei LEP. Non basta una cabina di regia, serve il coraggio, come ha fatto il governo Draghi, di finanziare i livelli essenziali di prestazione. Senza i LEP parlare di autonomia rischia di essere totalmente inutile perché questa riforma senza i LEP non vedrà mai la luce.